Ma com'è possibile che questo stupido programma mi dice che io non posso usare la stabilizzazione e la velocità su una stessa clip? Non ci voglio credere, cioè non è possibile questa cosa. Cosa sto sbagliando? Prima di spostarmi su Premiere, voglio assicurarmi che quella che sto per darti sia la soluzione al tuo problema. Hai stabilizzato una clip, ma vuoi velocizzarla o rallentarla, o viceversa. Hai creato magari un timelapse oppure uno slow motion e poi vuoi stabilizzarlo. Sai che quando provi ad applicare l'effetto stabilizza su una clip velocizzata o viceversa, Premiere ti dirà: non puoi applicare questo effetto perché hai già applicato l'altro, quindi non puoi applicare la stabilizzazione se hai già applicato la velocità. Come risolvere questa cosa? È possibile che non posso stabilizzare uno slow motion o un time lapse? Certo che lo possiamo fare, andiamo su Premiere e ti faccio vedere come farlo. Eccoci su Premiere, questo è un spezzone tratto da un video che abbiamo realizzato per un nostro cliente VoxLoud, una realtà che si occupa di centralini in cloud, molto interessante, ti lascio in descrizione il video se vuoi andarlo a vedere. E questa è un'immagine di copertura grezza, proprio appena uscita dalla nostra camera. Come puoi vedere, provo a fare un taglio, provo a inventarmi un taglio, facciamo che da questo punto a il momento in cui si legge, ecco qua, l'archio a fuoco, io voglia mantenere questa clip. Come puoi vedere, questa clip è stata girata a 100 fotogrammi al secondo. Se non sai che è possibile stabilizzare delle clip semplicemente mettendole in slow motion, trovi qui nelle schede e in basso in descrizione un video che ho fatto spiegando proprio dei modi per stabilizzare le clip senza comprare Ronin, cose estremamente costose, quindi in maniera completamente gratuita tramite trucchi ed espedienti. Ecco, noi abbiamo girato a 100 frame, andiamo quindi ad applicare l'effetto velocità per realizzare uno slow motion e vediamo che cosa succede. Tasto destro, velocità e durata, vado a rallentare la clip. Bene, come puoi vedere adesso la clip ha assunto una durata doppia. Non è importante adesso che a 100 la volevo riportare a 25, avrei potuto fare ancora più lentamente, però il concetto che voglio passarti è questo. Ho applicato un effetto di durata, quindi ho rallentato la clip, lo vediamo anche qua vicino al nome del file, c'è scritto 50%. A questo punto vado ad applicarmi la mia stabilizzazione, stabilizzatore alterazione, che è uno stabilizzatore interno in Adobe Premiere, e Adobe Premiere mi lascia questo messaggio: non è possibile usare sia stabilizzatore alterazione che velocità sulla stessa clip. Se ti è capitato anche questo problema, andiamo a vedere come risolverlo, perché chiaramente una soluzione c'è. Togliamo la stabilizzazione da qua e andiamo a fare una cosa estremamente semplice. Tasto destro, nidifica. Nidifichiamo la sequenza, adesso andiamo ad applicare la stabilizzazione alla sequenza nidificata. Come puoi vedere, l'analisi in background della stabilizzazione procede. Nel frattempo ti do un'indicazione, un trucchetto. Fai attenzione perché chiaramente nel momento in cui vai a nidificare una sequenza, dentro ti porti appresso determinate cose. Quindi il mio suggerimento è quello di lasciare fuori dalla sequenza nidificata tutto ciò che vuoi poter modificare, cioè, mi spiego meglio. Se tu sai che questa clip la vuoi stabilizzare, la prima cosa che devi fare è tagliarla, applichi l'effetto velocità, nidifichi e dopo stabilizzi. Dopodiché sopra ci farai la color, sistemerai delle cose. L'importante è che cerchi di non rientrare all'interno di quella sequenza. Perché? Perché il concetto di sequenza nidificata, lo abbiamo approfondito in altre lezioni, in altri video, è molto diverso rispetto a... cioè non è soltanto un espediente, non è un trucchetto. In questo caso invece lo stiamo utilizzando come trucchetto. Quindi la sequenza nidificata è una cosa ben precisa, che in After Effects andiamo a chiamare precomposizione, qui la chiamiamo sequenza nidificata. Sono cose che hanno uno scopo, sono trucchi che andiamo ad utilizzare in realtà per degli scopi ben precisi. Non è un trucchettino per scappare da questa stabilizzazione qui. In questo caso lo stiamo utilizzando in questo modo, quindi il mio consiglio è: portati tutti gli effetti e le cose che vuoi poter modificare applicandole sulla sequenza nidificata, senza che ogni volta devi rientrare dentro. Questo era tutto quello che dovevo dirti per riuscire ad applicare la velocità slow motion o speed ramp o time lapse più la stabilizzazione ad una clip. Se ho risolto questo tuo problema, fammelo sapere con un like, lasciami nei commenti i tuoi dubbi su Adobe Premiere in maniera tale che io possa girarci altri SOS Premiere. Se questo format ti piace, iscriviti al canale per non perderti altri contenuti. Io sono Antonio, questo era SOS Premiere e grazie per avermi seguito. Ci vediamo in un prossimo video.